Ciao a tutti e benvenuti alla demo di Bramble The Mountain King. Insieme a me in vocale, come sempre, c'è Len. Ciao Len. Ciao, ciao Lara, ciao a tutti. Cioè io dico come sempre, perché mo pare che io faccio tutti i video con Len, però ormai viene spontaneo perché insomma anche quando proviamo semplicemente un gioco, demo, poi qui in questo caso si tratta di una demo, cioè io mi insinuo, sì. Sì, sì, Len si insinua così la spippoliamo insieme, cioè io spippolo e lei dice che io non faccio mai niente, va bene. Appunto. Io invece sono qui che osservo. Osserva. Allora, questo Bramble, ci dica quindi Len, di cosa si tratta? Di cosa parla questo Bramble? Che storia è? Allora, praticamente è un'avventura ambientata nel mondo, in un mondo ispirato alle fiabe nordiche, e quindi già qui io sono molto felice. C'è da esplorare questo posto che si chiama Bramble, è la terra di Bramble, sì, che in italiano vorrebbe dire rovo, e quindi credo che sia piena di rovi questa terra. Ecco. E dobbiamo andare a salvare nostra sorella. E qui ci saranno incontri con creature inquietanti, e il mondo anche sembra essere abbastanza cupo, inquietante come sono le fiabe nordiche, quindi interessante. E quindi andiamo a spippolare, andiamo? Sì, assolutamente. Cominciamo una nuova partita, quindi damose. Gamepad consigliato, i dispositivi di input vengono rilevati automaticamente. Vabbè, questo si sa, cioè boh, dicono l'evidenza proprio. Mamma mia, il bianco come sparaflescia. Mamma la sparaflescianza. Sono diventata ciecata. Questa sarà nostra sorella. Una scala di grigi si può avere? Un po' di oscurità. Oh, guarda che bello. La presa, cos'è? Un troll. Oh, ci sono le sfere di luce ovunque, qualsiasi gioco ovunque facciamo. Mamma mia. Ma questo mi sa che sei tu, però. Può essere. Non vorrei che Olle was comforted by the morning sun. He had survived the night, but just barely. Dunque, che ha detto? Scusa. È che Olle credo che sia, tra l'altro c'è questo accento. Credo che Olle sia la sorella. Sister's way of telling him he was on the right path. No, è lui allora, Olle. Praticamente questa voce fuori campo che dice che Olle si è risvegliato alla luce del mattino e che sì, forse l'audio non è in inglese, non lo so. E che comunque ha trovato, credo, una pietra, ho capito bene, una pietra, e che secondo lui questo è il modo di sua sorella di dirgli che era ancora viva. E quindi dovrà andare a cercarla. Probabilmente questa parte non l'hanno tradotta, magari ha tradotto tutto il resto. Oppure solo l'interfaccia. Guarda che bello, guarda che carino, mamma mia, spettacolare. Molto carino, sì. Così saltiamo. Ah, salta, ma l'ho già fatto. Ma devo andare di qua? Ah, mannaggia Lara, non vedo. Non vedi niente? No, vedo a scatti, vedo proprio frame per frame. A me invece va benissimo. Porca miseria. Che bella canzone, c'è una bella canzone, chissà se me la segnalano. Ma speriamo di no. A me sta andando liscio come l'olio, Len. Vabbè, no, tu continua, tanto vabbè, si capisce lo stesso. Oh, ma
Bellissima. Che adesso saliamo sul porco spino. Guarda chi c'è. No, vabbè. Che carino. No, vabbè, ma è fantastico. Io potrei perdermi. Cioè, così che fa? Guarda, c'è un verme attaccato alla cosa. Dovrò pescare. No. E no. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare... Ah, vedi, il verme serve a far camminare lui. Ah, perché lo vede. Hai capito? Se no non cammina mica, eh. Fantastico. Cioè, schiavizzare un porcospino, però non ho capito. Sì, però corri un po', cioè, posso dire? Non credo che dovevamo andare in acqua, no? No, non penso col Beh, oddio, non so se il porcospino nuota. Ma così torniamo indietro, però. Prova a vedere se va in acqua. Beh. No, più di qua non va, quindi forse dobbiamo andare veramente in acqua. Ma è possibile che va in acqua? Ma l'altro gnometto che c'è vicino? Boh, non fa bella. Magari è il dice codice. Niente. Devi pagargli la corsa poi. Comunque è proprio carino, cioè. Vediamo se ci va in acqua, perché non lo so mica. Sì, ci va. Magari devi andare... Guarda qua. No, vabbè. No, fantastico. No, vabbè. Allora, forse dobbiamo andare... Ma come nuota? Sì, sì. Qui sull'albero? E lì c'è qualcosa? Aspetta un po'. Era una macchia. Qui c'è qualcosa? Vedi? Guarda che abbiamo trovato. Inquietantissima questa bamboletta. Violinista. Raccogli. E basta. Tutti i coltelli piantati a terra. Questi sono, sì, coltelli. Oh, mi dispiace che vedi male. Rocce impilate. Beh, tanto comunque vedo le cose importanti. Proseguiamo. Speriamo che la rana non si prenda il verme. Ok, ah, già è vero. Ah, sta andando anche lei. È veramente carino comunque, eh? Allora, io credo che qui dobbiamo... Proprio il mio genere. Allora, è sceso anche il nano da giardino. È andato? Boh, se n'è andato. Quindi io andrei su. Mi ricorda un po' Unravel, devo dire la verità. Ah, vero. Eccolo lì. Eccolo. Più veloce di te, o è Ma un altro? Dove sta andando? Andiamo da giardino, eccolo. Io la vedo solo per il cappellino, andiamo da giardino. Qua non va. No, lui se n'è andato, quindi noi dobbiamo proseguire. Non lo vedo più. No, guarda i fiori che si spostano. Va, che roba. Evviva! No, ma fantastico. Allora, non posso salire sopra da qua? Forse da qua? No, non gli posso parlare? Posso fare niente? Dorme.
Si svegli? Pensavo avesse mal di stomaco. Può svegliarsi? Dica. Non dice niente. E non fa niente, quindi? Cioè, andiamo? La puoi aggirare, puoi passare sotto le braccia magari. No, no. Non ce ne possiamo neanche andare. Hai comandi da usare? Di qualche tipo? Allora, urlare. Posso fare così? No. Prestargli una mano. Posso fare niente. Lo gnometto dove si è fermato? Lo gnometto è andato per di qua. Qua. Ah. Magari voleva darti qualche indizio, no? Eh no. Allora, sinceramente non so che cosa dobbiamo fare. Ah, magari dobbiamo mettergli sotto al naso uno di questi fiori e starnutisce. Ah, così starnutisce. Prova, prova. Ma si può, possono raccogliere? Non lo so. Il fatto è che come mi avvicino si spostano. A bambacioni! Se mi dà... di fare in stealth. Sto facendo in stealth perché magari non mi sente. Ecco, vedi, è andato sotto. Bravo, vai sotto. Dai, dai, vai, vai. Ecco qua, vedi? Oh, Tevis, grazie. Grazie, lei è veramente gentilissima. Mo, non lo so. Ecco, guarda l'ognomo da giardino, sta a dormire. Questo è un altro. Ah, ma... oh, no, è lui. Di là. Oh, amore, che carino. Quanto so carino. Questo è un altro, guardalo. Puoi venire con me? Andiamo. Damose. Ecco, un capoccia, così pare che ci abbiamo il cappellino. Ok, e come la arrivo? Come mi insinuo io lì da lei? De qua? Ah no, de qua, ho capito. Si arrampica, eh. Guarda quest'altri qui sul tronco. No? Posso... No? E niente, devo andare di qua. Guarda che carini questi. Sì. Cioè, no, ma è fantastico questo gioco. Sì, sono altre creature ancora. Ti dico che io sto scrivendo una storia ambientata proprio in un mondo fantasy e quindi questa cosa qua mi ispira tantissimo. Bellissimo. Fantastico. Qui c'è un altro pupazzetto da prendere. Ah. Chissà cosa serve. Ma saranno tipo collezionabili? No, ma è bellissimo, io questo gioco lo voglio assolutamente. È veramente, veramente, veramente bello. Dunque, qua c'è LB, accovacciati. Ok. Ci accovacciamo, passiamo sotto le radici, giustamente. Sotto le radici, sì. Eccoli, guarda. Eccoli. E poi passiamo sul tronco. Fantastico. Ah, vedi, quello lì è il papi. Ah, è il papi. Ecco, è il papi dell'ognomo. Caro. Ciao. Ma nessuna ricompensa? Tipo un paninozzo, non so. Che fa? Balla? Ma io boh. È la felicità di aver aiutato lo gnomo. Cioè, ma guarda che bello. Là. Oh.
Ah, devo... devi slidare. Infatti. Sono fino nell'albero. Oh no. Oops. Oh no. Chissà se si può morire in questo gioco. E penso proprio di sì, Oh oh. Si fa inquietante. Ah, infatti. Si può morire in questo gioco? Penso proprio di sì, infatti. No, fate in tempo a parlare, però. Lei non è che deve per forza ascoltarmi. È un po' tipo Limbo, questi qui, questi giochi, sì, no? Sì, sì, sì. Little Nightmares. Little Nightmares. Ok, quindi di qua. Qui no. Ma questo posto è inquietante, perché? Però sì, sì, è fatto inquietante. Perché insomma non è sempre tutto luce. A volte è anche oscurità. E mo? Salto? E lì non ti devi appendere, mi sa. E mo devo saltare dall'altra parte. Faccia attenzione, bravo. E adesso? Sopra? Sì, penso che c'è da buttare giù. Ma porca puzzola, fascia di... Poi dice, a noi perché le demo durano tanto? Ma... Beh, tanto ti fa ricominciare da qui, dai. È un gioco buono, perché questo, sono stupida. Non è frustrante. Perché devi sono stupida. Sopra, sì. Vabbè, non l'avevi vista. E qua o devi buttare giù... Sì, dunque te lo devi portare. Forse lo devi buttare giù dall'altra parte. Cioè? Di qua? Sì, verso di là. Perché poi probabilmente lo devi usare per andare dall'altra parte. No. E dove... hai capito a che serve? Ha spostato quello? Ha spostato questo, che adesso si sposta... E tu devi andare alla cieca? Ecco, no, ok. Così. Devi così, aspettare il momento giusto. Così. Giusto, bello, bello, molto bello. E anche enigmi. Ma... Sì, vabbè, adesso mi sono buttata io come se non ci fosse un domani. Molto carino, devo dire molto molto carino. Questo, sì, sì, sono dei lamenti e dei ringhi che veramente assurdi, io non so. È un horror. Ma come è andata con sportiveggianza sulla sede equilibrio? Guardi i pipistrelli, guardi. Te hai visto i pipistrelli? Io adoro i pipistrelli. Ok, scendiamo. Con calma e circospezione scendiamo, attenzione. Come calla? Sì, sento ringhiare. Mi butto? Devo prendere la catena? Sì, mi sa. No, dovevo aspettare che si inclinasse. Allora, scusate, carissimi. Hola. Damose. Però è un gioco fatto come si deve. Sì, 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 sì. Cominciare dal punto giusto, perché non è giusto che muori e devi cominciare da... Adesso questo si inclina. Si inclina. E io vado. Oh. Porca. Ma io no. Un po'. Aspetta, forse devo saltare su quell'altro quando torna su. Perché questo adesso scende giù e l'altro va su, vedi? Ah, e quello va su. Io poi forse da questa piattaforma qua. Però quello è andato. Devo stare al centro finché non scende giù. No. Al centro finché non scende giù. Ok. Ah, ok. E poi giusto. E no, poi allora non era la corda. La Tris.
Non ero d'accordo. La mia intelligenza sopraffina? Oddio, mo. Sì, ha. La risoluzione. Andiamo un po' più... Mamma mia, però, che ansia. No! Grand'errimo sto pupazzetto. Si è appeso il pupazzetto. E adesso da qua, così. Non mi piace, questa parte è molto imbilicosa. Molto imbilicosa. Vai, grand'errimo. Mamma mia, senti i rumori. Sa che stiamo per avvicinarci. Eh sì, allora qua. Adesso dobbiamo saltare di gabbia in gabbia. Lei si rende conto cosa devo fare io? E in qualche gabbia c'è anche qualcuno. Vabbè. No! Mi ricorda... cosa mi ricorda? Uncharted, questo pezzo. C'era un pezzo dove bisognava saltare mentre le cose si muovevano. Vediamoci. Ora qua c'è dentro una bestiolina tanto carina. Olè. Poveraccio, magari voleva essere liberato. Lo so, ma è molto aggressivo, quindi io non lo libererei, cioè non l'avrei liberato in ogni caso, come dire. Ed è qua. Ma era lui che faceva questi no, versi, no, c'è dentro, qualcun altro, c'è qualcun altro. Ma che roba, i graffiti? Oh, i graffiti... violino. Ma... infatti stavo dicendo, suonavano il violino anche ai tempi... Sì, perché è sempre violino, c'entra qualcosa con questo cavolo di violino. E? Oh, qui sembra quasi una magia che ha travolto tutto. Un po' di gente, sì. E anche animali. Sì. E qui che sarà questo? Il boss? Mi sa, sì, sarà... che è una creatura che ha sottomesso tutti gli altri. Ma con la musica forse? Ma non forse saprei. Ha attirato come pifferaio magico. Ok, siamo usciti finalmente, adesso riballa. Ah, non è un ballo questo, è una sorta di... come dire... come possiamo interpretarla questa cosa qua? Non lo so, mi sembra proprio che si metta a ballare dalla gioia. Infatti dalla gioia è motta. Motta. Ma adesso, perché è motta? È affogato. Foglia. Colpa mia. Ma quella creatura che suonava? Non c'è più. Non c'è più, vedi? No. Ha suonato la nostra di partita e se n'è andata. Sì, infatti, e poi se n'è andata appena sto morto. Non mi dire che sono le sabbie mobili, no! No, Artax, stupido cavallo. Ma... morirai se non esci. No. Mi scusi, citazione da Storia Infinita era doverosa. Lei se ne esce sempre con queste citazioni che io boh. Guardi. Guardi le antiche civiltà di un tempo. Ok, non sono le sabbie mobili, questo mi rincuora. Foglia. Comunque è veramente fantastico. Cioè, guarda mi sta piacendo... che è sporco adesso, guarda che carino. Sì, mi sta piacendo tantissimo. Però faccio notare che stiamo andando in giro con le cioce. Eh sì, gli zoccoli proprio. Cioè è un piacere... Aiuto! Ma what? Aiuto! Ma fantastico! No, ma what? Parole. Ma queste creature sono meravigliose. Ma è un horror o è un'avventura grafica? Altro che ansia, no? Ma è peggio di un horror. Fantastico. Queste cose che mettono ansia. Mamma mia.
Ho capito, non posso andare più veloce di così. Cioè, ma è brutterrimo. Oh, mamma mia! Ma fantastico! Ma adesso deve continuare a inseguirci per forza. Ce l'ha con noi. Oh my god! Non lo so. No, ha smesso, perché la musica ha smesso, quindi presumo che... Meno male, chissà se ci avesse preso, cosa... Ecco, guarda, sta suonando... È la stessa creatura che suonava il violino. Sì. Attenzione. Qua dobbiamo passare, vedi? Ah, è come Inside, qua. Esatto. C'ha l'onda d'urto ed era lei allora, lui che faceva... Che faceva l'onda d'urto con il violino, che ammazza tutti gli animali e gli esseri umani. Questo è molto bello, Inside. Che botta! No! È volato? Sì. Mamma mia! Ok, sì. Anche Inside si spiaccicava il ragazzino. Lei che spara flash in tasca. È la luce, vedi? Una pietra che fa molta luce. Io adesso qui non so come passare, perché è vero. Devi proprio aspettare il momento giusto. È fantastico, veramente fantastico questo veramente, gioco. Niente, sì. No, non ce la fa, doveva fermarsi là. Doveva fermarsi lì dietro. Lo so, sono morta. Allora. Però quel violino lì è fantastico, io lo vorrei un violino che fa così. T'hai visto? Brava. Ah, pure le rocce. Mazza, aia. Ma come faccio? Devi aspettare che arriva la roccia e devi andare dietro la roccia. Ho capito. Sì, perché devo andare di nuovo nel laghetto. Così. Sì. No, magari devi passare di là, però ti devi nascondere dietro la roccia, così almeno dici, hai il tempo No, aspetta. Dovevi muoverti. Non so prima. Se devo andare nel laghetto o devo andare orizzontale. Tu prova ad andare orizzontale. Segui per un po' la roccia, così hai il tempo di... Ecco, adesso vai. Veloce. Ecco. Adesso non penso. Vabbè, Olivia! No, fatal error. Che cosa è successo? No, fatal error. Con le demo, porca mia. Allora, scusate, un piccolo taglio perché purtroppo il gioco si è bloccato, fatal error, per cui eccoci di nuovo qua, vediamo un po' se riusciamo. Giro. Oddio, aspettalo, stiamo qua, speriamo sì. Che ok. Appena arriva la roccia. Ok, devo andare un po' di là. No, non ce la faccio. Mazza, devo mantenermi conto. Con quanta coraggio. Brutalità, con quanta brutalità. Aspetta. Allora, fino a qui ci siamo. Sì, dovevi passare adesso. Vabbè, tanto adesso ritorna. Ma dai, stiamo dietro la roccia. No, però. Dietro la roccia, non è possibile. Ma guarda. Ma io boh.
Ci saremo eoni e eoni e eoni. Ma non fa niente, noi siamo temerari e ci proveremo. No, aspetta, troppo. Devo andare là io. E devi entrare dentro quel ramo cavo, non lo so. Ah, può darsi. No! No. Capuzzo, affasciatissimo. No, niente, dobbiamo andare verso quel tronco. Allora. Sì, c'è proprio da seguire la roccia. Concentrazione, concentrazione, concentrazione. Ok. Ma non corre. Ma vaffanculo, ma perché, scusa, no. Ah, ma non è che mi devo appendere. Se mi appendo forse non mi piglia. Ah, dici? Non so se ti puoi appendere. Io non so perché, ma qui non corre. Non corre, non corre, non corre. No, ma poi non mi sembra neanche che la roccia ti difenda. Cioè, sembra che comunque passa lo stesso là. Ma proviamo ad andare invece nel lago, va. Però mi sembra strano perché... No, siamo morti. No. Vabbè, era un tentativo che andava fatto. Devo andare là. Questo al tronco. Però qui non corre. Vedi che non corre. Non corre. Ah, ok. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Oh, ce l'abbiamo fatta. Accovacciati. Che cosa? Oh mamma. No, ma fantastico. Cioè, fantastico. Ma è terrificante. Ha proprio i toni cupi di Little Nightmares. Però è alla luce del sole. Fantastico. Ok. Sono morta? Non credo. Oh no, di nuovo in un posto cupo. Mi piace un sacco comunque questo gioco, veramente. Veramente, poi ispira tantissimo. Mi è venuta voglia di scrivere, bellissimo. Scriva, scriva. Oh, questo è un... Boh, una mamma, un papà con il figlio. Ah. È un libro. In his past life, Necken was a simple man that loved playing his violin. But the village did not appreciate his talent. Aspetta, puoi anche non andare avanti subito. Ok, no. Dice che era un violinista, non mi ricordo il nome, porca miseria, me lo sono perso. Era un violinista di talento, però il villaggio non apprezzava il suo talento col violino. E quindi people would frequently bully him. And the only soul that did not was a girl that Necken fell in love with. One day si è innamorata di questa ragazza, che non lo prendeva in giro. Ma un giorno questi bulli hanno talmente esagerato che lui si è arrabbiato tantissimo e penso che sia la creatura che abbiamo visto. He marched into the village playing forbidden melodies that made everyone dance. Until their flesh and bone got worn down. Ecco, quindi
è entrato nel villaggio suonando delle melodie proibite che hanno imposto a tutti di ballare fino a che non gli è cascata la pelle di dosso. Madonna, ma mi ricorda anche una puntata di Buffy. Ti ricordi il musical di Buffy? No. They eventually died, leaving behind shuffling corpses still trying to dance to Nekkin's melodies. E quindi sono morti alla fine tutti quanti mentre ancora cercavano di danzare. Ah, ecco perché il personaggio sì. Danza. His love was not spared death either. Devastated, Nekkin left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow. Anche il suo amore morì danzando, questa ragazza di cui si era innamorato, e quindi lui ha deciso di vivere poi sul lago e affogare i suoi dolori, e credo appunto che sia la creatura che abbiamo visto adesso attaccato, sì, Nekkin. Where he still lures people with his deadly music. Dove ancora attira le persone con la sua musica mortale. Mamma mia, veramente, cioè, è terrificante. Ma se sono tutte così le creature che poi raccontano anche la storia, è fantastico, mamma mia. E chissà quante altre ce ne sono. È veramente, veramente bello. La. 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 Da certe ginocchiate, sto ragazzino. C'ha pure che calzoncini corti. Io sarei già zoppa. Ma poi come fa a saltare con gli zoccoli? Lo sa solo lui. Appunto, ho detto, c'ha le cioci. Io, boh, come fa? Speriamo di non incontrare Nekkin più. Ma siamo vicino all'acqua. Io ho paura che... L'ho detto. Ma è una pulce. Ma te la puoi prendere con una pulce? Oddio. Non ti ha fatto niente. Wow. Ma senti la musica. Mamma mia. Aiuto. Non è che si contro... Ecco. Non è che, stavo dicendo, non è che si controlla benissimo, per non immagino. Farlo andare a sbattere, quindi aiuto. Ma vaffa all'uovo, cioè niente, mo ci stiamo tre ore pure qua. Oddio. Povero Olle. Ma vabbè. Io ma il rumore che fa, abbia pazienza. Si rompe tutto. Si rompe tutto sto ragazzino, cioè. Aiuto! Ma dai, neanche lo vedo più! No, è troppo stretto! Dai, insinuati, si insinui! mi insinuo! Dai, che ce l'abbiamo fatta! Oddio, ci ha preso! Ma è veramente brutto, comunque, posso dire? Ok. End of Demon, no. No, allora era scriptato questo. Sì. Mamma mia. Veramente bello. Bellissimo. Poi forse è una delle prime volte che vedo una demo che veramente appassiona tanto da dire ok, questo gioco qui sì, è proprio da giocare. Quindi ben fatto. Ben fatto. Bella proprio, bella demo, bel gioco, l'abbiamo spippolato tutto perché questo era e questo è. E niente, non ci resta che sperare. No, sperare, cioè ce lo dovremmo comprare questo gioco. Sì. Non so quando uscirà. Sicuramente, ma penso che è già uscito, penso. Ah, ok. Penso, non so sicura. E niente, molto positiva questa demo, ci è piaciuto tanto il gioco e consigliamo sicuramente di acquistarlo, lo acquisteremo anche noi, presto o tardi lo acquisteremo anche noi. Quindi niente, vuoi aggiungere qualcosa, Len? No, sono veramente tanto contenta di aver visto questo gioco, grazie per l'ospitata, perché altrimenti non sarei andata a guardarmelo, quindi grazie mille. Grazie a te.
E niente, che volevo dire? Ah, vi volevo dire, mi raccomando, come al solito, lo sapete ormai, Lena ha un canale YouTube, ha anche un blog suo, oltre al blog di stigames.it che abbiamo noi, Lena ne ha uno anche suo. E quindi vi lascio in descrizione il tag di Len e dal suo canale poi arrivate ovunque, arrivate a Sea Games, arrivate al suo blog e spippolate bene anche il suo canale YouTube. In questo momento sta portando Heavy Rain, ma c'è anche, yes, The Last of Us parte 2, molto molto bello, tremendo ma bello, mamma mia, veramente tanta roba, tanta roba. E niente, detto questo, grazie Len, un saluto a tutti e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.